Bella a tutti ragazzi, ben trovati dal vostro MrFallPix97. Ben trovati oggi su Minecraft The Survival. Allora ragazzi, primo commento: mi avete detto che è meglio la spada di ferro, questa non fa danno e si consuma velocemente. Secondo, il piccone d'oro, diciamo, serve solamente per scavare oggetti determinati, diciamo, diamanti differenti, e quindi conviene di più farlo con il piccone di ferro. Questo cosa è per altri tipi di cose. E con un'altra cosa, adesso non me ne ricordo cosa, ma me la ricordo, vado a rileggere i commenti. Allora, dobbiamo uscire da qua. È notte, quindi ci sarà da divertirsi. Sì. Ok, sono ritornato, ho sistemato alcune impostazioni, adesso lagga di meno, perché voi sapete che io voglio sempre il meglio. Ecco, già abbiamo un pezzo di merda, rompicoglione degli anni. Ecco, morirci male. Oh mio Dio ragazzi, finalmente vediamo la luce. Ma vi rendete conto? Finalmente la vediamo di nuovo. Noi siamo usciti da qua, ok. E non ci voglio ritornare più. Ok. Oh mio Dio, rivedo un'altra grotta. Tanto non ci voglio andare. Ok, visto che è notte dobbiamo stare attenti perché qui ci potrebbero essere gli scheletri, non so. E poi mi avete detto che di notte. Cazzo c'è? Cos'è sta cosa? No, basta, basta, non mi interessa. Poi mi avete detto che pure, tipo se restavo lì dentro morivo di mangiare. Morivo di fame, scusate, ho sbagliato. E per l'appunto sono uscito. Quindi, vabbè, la legna poi me la prendo. Ok, per adesso non so dove possiamo andare. Allora, non so se farmi subito casa perché con le case sono scarso. Ok, ma no. Ditemi una cosa, ragazzi, ma diciamo, fa parte del bioma, queste pietre qua fanno parte del bioma. Tanto per sapere, perché le incontro ogni 5 metri. Ogni 5 metri ci sono queste pietre. Come sto fatto? Oh, pezzo di merda, ti ho sentito. No, era una mucca. Ok ragazzi, ci risuono. Scusami per il piccolo taglio. Allora, non so cosa potremmo fare oggi. Allora, per prima cosa togliamo questa linea perché mi sembra troppo bella. Ok dai, adesso cambiamo tipo di commento perché già lo so che vi stavo annoiando con il vecchio che... Quando lì c'è una mucca che fa. Che fa l'amore. Ecco. Oh mio Dio, come è sciolta sta cosa, eh? Allora, dobbiamo disperci di un poco di cose. Ma intanto mettiamo un paio di torce qua e là. Così magari arrombimento di coglioni non ce n'è. Ma è strano che non ci sono mob, vero ragazzi? No, difficoltà normale è messa. Perché? Boh. Allora, buttiamo sto seme qua. Non ne voglio. Ok. Prendiamoci questo. Devo sempre guardarmi intorno perché con questi bastardi non si sa mai. No, è sempre lei. Cioè, ma io un cavallo voglio. Fai lo stesso rumore del cavallo e questo è il problema. Cioè, mi fai sembrare che sia un cavallo. Il cavallo lo sapete che fa così, vero ragazzi? Ecco. Ok, tanto io non ho mai raccolto una mela in vita mia. Ma non perché non l'ho mai voluto raccogliere, ma perché non sono mai andato là nel. Che magari a trovarci qualche pecora. Troviamo qualche pecora. Facciamo il letto. Beh, dobbiamo aspettare. Vedo come mette paura sto cosa, ragazzi. Guardatela, sempre questi troviamo. Mangiamo, va. Ok, ecco, vieni. Ecco, morici. Male. È malissimo. Ok. C'è l'alba. Un'alba da non dimenticare. Vende, va. Vattene a fanculo. Ecco. Veramente avevate ragione. Sotto di più questa che quella. Ok, andando non so dove potremo andare a finire. Lì ci sono le canne da zucchero. Allora, benissimo. E giustamente non mi posso prendere. Devo liberarmi di qualche altra cosa. Togliamo la terra. Non ce n'è più canne da zucchero perché volevo farmi la carta. Allora. Non c'è. No, con questo si fa lo zucchero. Non so che cavolo farmi. Ok. Ok, ragazzi, scusate se oggi sono così. Diciamo, come potrei dire, se diciamo il commento non lo faccio come le altre volte, ma dipende come sono le giornate.
Diciamo, non è sempre attuale per ogni puntata, dipende come mi capita la giornata, se è un poco stressante. Avete capito? Perché giustamente sono un essere umano, non è che anche io ho i miei problemi e le mie cose. Quindi per l'appunto... Ok. Vedete ragazzi? Capitemi. Dai. Ok, questa qua ci servirà per fare casa, quindi... Prendiamo. Dove sei? Dove sei? Ma qui invece ce l'avevamo le asse, vabbè, questo lo mettiamo qua. Te becca, va. Ok, c'è venuto. Preciso, preciso. Quanto quel grano non so cosa. Cosa cavolo richiamarci. Oh, ehi. Cos'è sta co. Oh mio Dio, non mi dire che è quella di prima. Ragazzi, ma voi ci pensate che la prima puntata che siamo spawnati là c'era la foresta che prendeva fuoco? Pollo! Ma cosa ci fai là? Mi dispiace, pollo. Ho dovuto farlo. Io sono tuo padre. Oh mio Dio, come cazzo ha laggato. Ma spiegatemi una cosa, perché prende fuoco? Lo so che c'è la lava qua. Quindi, ragazzi, suggeritemi quello che devo fare, ragazzi, perché io non ho idee. Avete capito qual è il problema? Non sono io. Senza, quante che mi viene un'idea a me, passano 3 giorni, passano. Non sono uno creativo. Capito? Ecco, già mi faccio male le gambe da solo. Quindi pensate anche voi. Ok. Quindi, per questo, ragazze. Niente, non c'è niente. Ma guardate voi che. Oh no, in grotta non ci ritorno. Lo so che in grotta ci abbiamo passato dei bei momenti. Dio santissimo, lo so che me ne pentirò. Fatti coraggio, Volpix. Ecco, piano piano. Non deve neanche correre, Volpix. Ecco, Olpix, non c'era niente. Ok, ce ne possiamo andare. Bene, possiamo andare. Benissimo. Niente ragazzi, oggi non c'è niente. L'unica cosa che noto, guardate questi alberi. Questi sono dei biomi. Sicuramente. Voglio la vostra conferma. Ditemi nei commenti se ho ragione. Vedete questi alberi che sono raggruppati. Stavo dicendo, vedete questi alberi che sono raggruppati così a due. Per me questi sono dei biomi, quindi. Ok, tanto lì, cos'è un lupo o un cane? Vorrei saperlo. Ciao bello. Cosa? Oh. Cosa? Cosa? Ma che cazzo ne sapevo io? Che siete così. Che cazzo ne sapevo io? Bastate che eravate così rabbiosi. Ma questo in pratica è il loro habitat. Ma vattene a fanculo. Vattene a fanculo. Oh mio Dio. Raga, non lo faccio più, eh. Questa è stata l'ultima volta che l'ho fatto. Non lo faccio più perché mi spavento che mi shottino. Ok, tanto sto bioma non ha niente di... di pressoché... bello. Niente ragazzi, non trovo niente in sto mondo. Pare a trovare. Oh mio Dio. Ma vattene a fanculo. Ok. E che cosa? Colpo critico gli ho dato, ragazzi. Sarete fieri di me. Niente ragazzi, non trovo niente, quindi spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Lo so, non abbiamo trovato niente, ma cosa ci volete fare? Vabbè ragazzi, io vi saluto, spero che il video di oggi vi sia piaciuto, pollice in su, commentate, condividete il mio video se va. E noi ci vediamo al prossimo video, il vostro Mr. Volpix97. Quindi ciao ragazzi, al prossimo video. Bella, bella, bella e bella. Ciao!